Da lunedì 11 settembre il tenente colonnello Luciano Ricciardi è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino. 55 anni, romano di nascita ma abruzzese di origini, Ricciardi arriva a Pesaro dalla Legione Marche, dove ha diretto l'ufficio logistico e del personale. Uomo di campo, abile nei rapporti con la stampa, formatosi nell'impegnativo territorio della Sardegna, dove ha condotto diverse decine di indagini per rapimenti ai fini di estorsione, omicidi di lupara bianca e rapine a portavalori, anche finite purtroppo nel sangue con la perdita di due valorosi colleghi rimaste vittime del fuoco dei banditi. Ricciardi però conosce molto bene la realtà marchigiana, avendo comandato i reparti operativi di Ancona, L'Aquila, San Benedetto, in cui si è distinto in brillanti operazioni di contrasto al traffico di stupefacenti e ai reati contro il patrimonio, con diverse centinaia di arresti. Succede al pari grado Marco Filoni, arrivato a Pesaro nel luglio 2014. Il nuovo comandante si è presentato questa mattina agli organi di stampa. La priorità è sicuramente quella di continuare a garantire il servizio esterno e di ascolto del cittadino. E già questo avveniva nel passato, da quando siamo nati. È continuato nel tempo e continuerà, e spero, fino a che Dio vuole. E quindi è il front office quotidiano col cittadino che si rivolge ai nostri presidi, dove viene ascoltato e si cerca di dare un contributo ovviamente di natura operativa se è necessario, o se no il consiglio che a volte chiede il cittadino. Non sempre si rivolgono a noi per la denuncia o per il fatto di cronaca nera.